Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione speciale di Controluce perché andiamo in onda di mercoledì sera, perché è speciale anche l'ospite che abbiamo qui con noi questa sera, lo presento subito, il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsiglio. Buonasera, buonasera Buonasera a presidente, voi. benvenuto e bentornato. Farà compagnia a me, ma soprattutto al presidente della regione Marco Marsiglio, per porre delle domande la nostra direttrice Elisa Leuzzo. Buonasera a tutti i telespettatori, ringrazio il Presidente della Regione Abruzzo per aver accettato sicuramente il nostro invito, prontamente anche il nostro invito. Bene, allora è ovvio che parleremo dell'attività della Regione Abruzzo e quindi parleremo di tante cose, della sanità, delle grandi opere, di politica, ci sono le elezioni comunali, a maggio si vota a Teramo, si vota a Silvi, questi sono i comuni più grandi, si vota in tanti comuni, in 31, sì, 31 comuni 31 comuni. abruzzesi, e quindi parleremo anche di questo, di ricostruzione, perché questa mattina il Presidente Marsiglio è stato a Roma, ci sono buone novità per quanto riguarda la ricostruzione. Ma partiamo noi con la sanità? Partiamo con una domandina sulla sanità che Rompiamo il è il, ghiaccio facile facile, sì, vero? il nuovo ospedale di Teramo, questo stallo perché? Lo Si è facciamo, bloccato Presidente? tutto e oltre a questo, perché c'è questo stallo sul nuovo ospedale di Teramo? Ma in realtà non c'è nessuno stallo, non si è bloccato un bel niente, si è fatto su Teramo un lavoro in questi anni che non si era visto nei decenni precedenti, caratterizzati da chiacchiere. Noi abbiamo una ASL che insieme al Dipartimento Salute ha preparato un progetto, lo abbiamo presentato al territorio, c'è stato, si è aperto, come sapete bene, ampia discussione Sì. nella città. E naturalmente un passaggio determinante è anche quello che deve fare il Consiglio Comunale, che deve poi approvare la localizzazione, le eventuali, se servono, varianti di piano regolatore. Quindi in questo momento peraltro l'amministrazione è sottoposta a rinnovo elettorale, quindi che si attenda l'esito delle elezioni. Immagino che non sia questo il momento, come dire, migliore per chiedere al Consiglio Comunale di fermarsi a discutere di questo e a deliberare. Se lo volesse fare, io ne sarei ben contento, perché credo che sia utile avere delle certezze sotto questo profilo. Abbiamo presentato un progetto molto serio, che io sostengo con convinzione, per il quale stiamo individuando e trovando, diciamo, i finanziamenti che Quindi si completano. farà e servono anche oltre 260 milioni, si troveranno questi Ma soldi. certamente, certamente. Bene, Bene. ok. Oh, il Presidente faceva riferimento al dibattito che c'è in città e soprattutto in città, ma il Presidente lo sa, si dibatte molto e ci si scontra sul sito, no? Sul luogo dove realizzare il nuovo ospedale. La ASL ha presentato questo progetto per la località Piano Daccio. Credo che la Regione sia d'accordo con questo, oppure è aperta a riconsiderare il sito dove realizzare il nuovo ospedale di Teramo. Come detto prima, diciamo, la regina nell'urbanistica sono le amministrazioni Sì. comunali. A me interessa poco sapere se un sito sia a nord, a sud, a est, a ovest, in centro. L'importante è che sia un sito che abbia le caratteristiche di Certo. collegamento, Che sia di funzionale. compatibilità urbanistica, di disponibilità del suolo, insomma tutto quello che serve per poter realizzare un ospedale. L'ASL ha fatto degli studi mettendo a confronto diverse localizzazioni, che Sì. sono quelle che peraltro, da quello che so, erano state anche in qualche maniera fornite o comunque condivise come Erano passate anche in possibili Consiglio localizzazioni Comunale, sì. all'amministrazione comunale, e lo studio urbanistico che ha condotto l'ASL porterebbe su A Piano Daccio privilegiare a quel sito lì. privilegiare la localizzazione di Piano Daccio. Dopodiché io credo che il tema vero, principale, che noi dobbiamo affrontare sull'ospedale è fare la decisione di fondo, perché la discussione in città è: ristrutturiamo il Mazzini Sì. Sì. o facciamo un ospedale nuovo. Poi se l'ospedale nuovo sta a Piano Daccio piuttosto che altrove, diciamo, è la seconda parte della decisione, ma la decisione principale è capire qual è la strada che vogliamo imboccare. E io sostengo con molta convinzione, insieme all'ASL, al Dipartimento Salute e a gran parte, se non la totalità, del corpo, diciamo, dei medici, degli operatori della sanità, che sia necessario fare un ospedale nuovo, No. perché Teramo merita un ospedale moderno, efficiente, sostenibile sotto il profilo energetico, ambientale, sicuro sotto il profilo sismico, quello che l'ospedale Mazzini non può realizzare.
Perché un ospedale, ovviamente come tanti ospedali costruiti decenni fa, che ha una concezione vetusta, che oltre un certo limite di miglioramento sismico, di efficientamento energetico e così via, non può andare. Quindi la scelta di chi dire, di chi dice ristrutturiamo il Mazzini, facciamo prima e meglio, è la scelta di chi condannerebbe Teramo ad avere per tutta la vita, per altri 100 anni, sì, un ospedale di categoria, di rango inferiore a quello che possono avere altre città che avranno ospedali nuovi. Noi stiamo per portare a casa i finanziamenti per Vasto, Lanciano, Avezzano, insomma, altri verranno costruiti ospedali nuovi di zecca, che è quello che merita la sanità abruzzese, ospedali moderni. Gli ospedali che hanno 50, 60 o 70 anni sono troppo spesso irrecuperabili. Non solo, se ci avventurassimo a fare opere di profonda ristrutturazione che partono dal consolidamento statico, miglioramento sismico, efficientamento energetico, ridistribuzione degli spazi e così via di tutto l'ospedale Mazzini, noi staremmo a lavorare a dire poco 10 anni su quell'ospedale e per almeno un decennio condanneremo questo ospedale a una minore funzionalità, perché è chiaro che i lavori non è che si possono nascondere, devi prendere intere diciamo, porzioni di fabbricato, sì, piani, ale, no? E sottoporre a lavori, sottraendo spazi, facendo trasferimenti, la polvere, insomma, in un ospedale dove la salute, la salubrità, l'igiene è una cosa particolare, convivere con un cantiere non è mai facile, pensare di farlo per 10 anni se va bene, perché poi quando in certe strutture ci si mette mano, insomma, è l'esperienza di qualunque cittadino abbia avuto a che fare con una ristrutturazione di qualunque tipologia di immobile, a cominciare dalla casa propria, che appunto quando cominci a scoperchiare, a grattare, a tirare giù, ovvio, non sì, si sa mai che cosa ci trovi davvero sotto e quanto durano poi davvero questi lavori e quali sorprese puoi immaginare di trovare. Ma al netto di sorprese e di eventuali, noi è sicuro che staremmo 10 anni ad avere un ospedale con una funzionalità ridotta, e quindi questo allontanerebbe pazienti, primari, insomma operatori, perché un ospedale che lavora di meno, lavora male, lavora con difficoltà, non può che perdere, come dire, punti in classifica nella sua attrattività, nella sua appetibilità. Sì. Quindi io penso che Teramo abbia bisogno e meriti un vero ospedale, un ospedale moderno, di nuovo, di qualità, di altissima qualità, è importante, che sia costruito con tutti i migliori standard costruttivi e progettuali di come si fa un ospedale con le esigenze della sanità attuale, che naturalmente mutano con il tempo, perché anche le apparecchiature, le tecnologie, la logistica è frutto di un'evoluzione costante. E l'ospedale Mazzini da questo punto di vista ha una concezione superata, che non vuol dire che l'ospedale Mazzini si svuota, perché la paura, che io comprendo, perché sì, la città di Teramo ha avuto delle brutte esperienze in passato in cui la delocalizzazione di alcuni uffici ha comportato la desertificazione di anche ciò che c'era prima, l'abbandono, sì, di quello di che c'era prima. Strutture importanti. Alcune delle cose peraltro stiamo con la nostra amministrazione recuperando, vedi la palazzina dell'Azzu, l'ex università dove si sta facendo la residenza, sì, universitaria, quindi siamo impegnati per riportare nel centro di Teramo funzioni e attività importanti. Ma come detto appunto nel progetto della ASL, l'ospedale Mazzini resterà assolutamente in funzione, senza soluzioni di continuità. Ci dovrebbe trovare posto la città della salute. Ci andranno, intanto ci vanno tutti gli uffici della ASL, ci saranno questa cittadella della salute, che di fatto sono tutti gli ambulatori, la medicina territoriale, cioè quella esigenza di andare a fare le analisi, la radiologia piuttosto che la cura del diabete, insomma tante patologie che portano centinaia di persone, migliaia di persone ogni anno ad entrare dentro una struttura sanitaria. Però in questo caso avremmo anche il pregio di aver realizzato la separazione tra queste attività e l'attività ospedaliera, sì, propriamente detta, perché oggi gli ospedali, molti, non solo Teramo, soffrono di questa promiscuità, cioè di un ospedale che viene riempito di attività improprie
dove appunto poi è difficile poi far convivere e di garantire un servizio adeguato per tutte queste attività. Separare la medicina del territorio dalla medicina ospedaliera, dove bisogna andare per farsi un'operazione, per una fase acuta, sì, per un'emergenza reale di sanità, e non per invece le terapie continuative o le analisi di prassi, che possono essere fatte in un luogo separato. Il Mazzini sarà questo. Quindi è stata fatta una considerazione, sì, a 360 gradi di tutto, dei pro, dei contro, esatto, quindi delocalizzazione, e ospedale nuovo si farà, sì, soldi. Questo è importante. Ah, ecco, sui finanziamenti, e poi passiamo magari alle sollecitazioni che abbiamo raccolto, sì, dai rappresentanti di enti importanti, ovviamente della nostra realtà cittadina e provinciale. Ci saranno fondi tutti pubblici o si dovrà far ricorso al project financing, Presidente? Noi non escludiamo nessuna soluzione, stiamo lavorando sia per il versante di verificare la possibile copertura con fondi pubblici, compresa la possibilità per la Regione di accendere un mutuo, anche perché da quest'anno, con il bilancio di quest'anno, la Regione ha finalmente recuperato la capacità finanziaria per poter anche accendere mutui, cosa che fino all'anno passato non era possibile. Il buon lavoro che abbiamo fatto per rimettere in ordine i bilanci regionali e ottenere le parifiche dalle corti dei conti, a far approvare i rendiconti e quindi ripristinare una corretta gestione del bilancio, porta come conseguenza anche questo, che la Regione oggi ha recuperato una sua capacità finanziaria. E quindi potrebbe, quindi, anche in parte magari. È una delle possibilità, senz'altro. Peraltro, nel caso invece di una possibilità di rivolgersi anche a un contributo privato, a una partecipazione di una partnership privata, voglio sottolineare che, a differenza del progetto passato, che prevedeva, sì, una enorme esposizione finanziaria di fatto insostenibile da parte della Regione, e con protagonisti che poi giravano negli uffici, faccendieri di oscura origine e moralità, che insomma, andavano in giro a vendere, diciamo, il prodotto, sì, no, a fare cordate e cose del genere. Noi abbiamo imboccato una strada di grande trasparenza, beh, avvalendoci del supporto di strutture pubbliche dello Stato come Cassa Depositi e Prestiti. Esatto. Sì. Quindi tutto il percorso che è stato fatto per ripristinare una corretta gestione, e l'eventuale partnership privata sarebbe assolutamente minoritaria rispetto ai fondi pubblici, comunque sostenibili. Ripeto, sono valutazioni finanziarie che stiamo completando, che stiamo facendo, quindi siamo aperti, sono due strade, a diverse possibilità, appunto non escludo che ci sia la possibilità di un'intera copertura pubblica. Benissimo. Che sarebbe, benissimo, senz'altro, dal mio punto di vista, anche preferibile. Sì. Bene. Noi abbiamo raccolto, come le avevamo anticipato, delle istanze, degli interrogativi da parte dei rappresentanti, degli enti della provincia di Teramo. Non ce la allarghiamo troppo, se no dovrebbe durare 3 ore questa trasmissione. E con l'aiuto della regia, ringrazio Francesco Di Carlo dalla regia. Sì, che stasera ci assiste in regia. Con chi partiamo? Col presidente della provincia? Partiamo col presidente della provincia, il neopresidente di Teramo, della provincia, Camillo D'Angelo. Al Presidente della Regione chiedo 3 cose che ritengo importanti per la provincia di Teramo. La prima è il finanziamento della strada che collega Ascoli, Teramo e quindi al Chietino, passando naturalmente per i comuni di Sant'Egidio, di Teramo, Bisenti, per poi arrivare al Chietino, per raccordare queste 3 aree importanti e quindi per costituire una dorsale parallela all'Adriatica. La seconda richiesta importante è quella della difesa della costa, quindi di mettere in opera immediatamente il progetto di difesa dell'erosione della costa che va dalla Martinsicuro fino a Silvi, per salvaguardare un turismo e un'economia che è il maggior sostegno della provincia di Teramo. E il terzo è quello di realizzare, finanziare e autorizzare un polo turistico di valorizzazione dei prodotti tipici territoriali provinciali con sede a Teramo capoluogo. Allora, il presidente della provincia D'Angelo intanto è stato, come dire, veloce, abbastanza sintetico, veloce, sintetico. 3 richieste, cioè, io nette, le ho segnate, presidente Massini. Quindi la strada, la dorsale parallela
all'Adriatica, poi il problema dell'erosione in sostanza è questo polo turistico con sede a Terni. Di valorizzazione. Prego. Che risposte possiamo dare al Presidente Da? Che noi stavamo per perdere con tutto il suo territorio, se lo ricorda? Lì c'è stato il referendum a Valle Castellane, addirittura adesso bene. Invece è Presidente della provincia di Teramo. Lo ricordo bene e penso che non ci sia mai stato un Presidente di Regione Abruzzo che sia stato tante volte a Valle Castellana come il sottoscritto. Credo di sì. È vero. Sì, è vero. Sì. È vero. Allora, la strada di cui parla il Presidente D'Angelo, a cui faccio gli auguri di buon lavoro per il suo recente nuovo mandato, è già in costruzione. L'abbiamo tirata fuori dalle secche. Con il Fondo Complementare Sisma abbiamo finanziato i primi lotti, i progetti sono già in appalto, alcune tratte sono già in realizzazione e stiamo già con l'ingegner Soccodato, vicecommissario insomma, per la ricostruzione, il tecnico ANAS che sicura dell'aspetto realizzazione delle strade, insieme al sottosegretario D'Annuntis stiamo già ipotizzando diciamo, la progettualità per la tratta che poi va dopo Teramo verso Chieti. Naturalmente sì. Noi dobbiamo costruire un asse che sia alternativo alla statale 81, che anche lì è una strada superata dai tempi, sì. Soprattutto nella tratta prossima e successiva a Teramo, è una strada di fatto impercorribile, è vero. Per mezzi pesanti e per, diciamo, per trasferimenti, ma soprattutto veloci, per i mezzi di soccorso, insomma è un po' un problema raggiungere quei posti lì. Sì. Quindi sottolineo che questa, diciamo, stanziamento, questi finanziamenti con il fondo complementare inizialmente non esistevano. Quando il commissario Legnini ci riunì alle regioni, alle quattro regioni del Sisma Italia Centrale e anche agli esponenti del Sisma Aquila 2009, come intendeva distribuire questi fondi, le strade non c'erano. E a nostra diciamo, richiesta ci rispose perché il PNRR in Europa non prevede l'asfalto, non prevede le strade. Sì. Secondo una certa cultura non sarebbe, come dire, congruo con la sostenibilità ambientale e con gli obiettivi di questo genere. Abbiamo insistito molto, in particolare con la collaborazione della Regione Marche, anche per smentire questo luogo comune, perché io credo che se si fa una strada più dritta, che si percorre in meno tempo, più velocemente, con meno consumo di benzina, meno consumo di chilometri, ne guadagniamo la CO2 tutti. Diminuisce, aumenta la sicurezza dei cittadini, ma soprattutto per noi il tema era garantire l'accessibilità nelle aree interne, garantire la possibilità ai cittadini che scelgono di vivere di in certi luoghi, sì, di non dover pagare, come dire, un prezzo troppo caro sulla qualità della loro vita, e quindi questa accessibilità, abbiamo ottenuto i fondi per la Pedemontana Ascoli Teramo, per la Montereale Amatrice, il quinto lotto che già si sta realizzando, quindi insomma, aver stanziato i primi fondi significa poi ottenere da ANAS l'inserimento nella prossima programmazione di ciò che manca per andare a completare la strada. Bene. Sull'erosione della costa, sì. La regione Abruzzo, anche perché dobbiamo dare risposta a parecchie domande, quindi l'erosione. Dobbiamo andare più veloce sull'erosione della costa. La regione Abruzzo ha stanziato tanto fondi. Però quegli ultimi provvedimenti, Presidente, si sono un po' dissolti alle prime mareggiate, questo sì. È un po' la sì, in particolare la ferita, diciamo, che fa piangere il cuore è la vicenda di Alba Adriatica. Esatto. Dove, con le cabine finite nel mare, oltre un certo limite, vorrei anche però chiarire che noi mettiamo i soldi, diamo indicazioni di che cosa vogliamo, cioè l'obiettivo è lei quello dice, di i progetti non li fa dopodiché insomma. Gli ingegneri fanno i progetti, li validano, li discutono, ma c'è il genio civile, c'è il demanio marittimo, quindi fatto il progetto, realizzata l'opera, non ha funzionato, siamo i primi ad essere arrabbiati e dispiaciuti e amareggiati per questa ragione. Stiamo già cercando risorse, però voglio chiarire che non è la regione che ha le risorse per fare l'intervento. Noi stiamo dando fondo a nostre risorse, sottraendole magari ad altre voci, perché proprio perché consideriamo il turismo e la difesa della costa una priorità, ma attendiamo ormai da tempo, purtroppo non lo fece il ministro Carfagna, eravamo arrivati tra tutte le regioni a stabilire il piano di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione, che è quello che ti dà quello, diciamo, che sostanzia poi le casse della regione, i soldi veri per fare interventi infrastrutturali,
Purtroppo non è stato fatto, è arrivato il nuovo governo, il ministro Fitto sta riguardando un po' tutti gli equilibri, lo stato dell'arte, lo può fare, dei vari fondi, attendiamo ormai da una settimana la ripartizione di questo fondo, però questo ha comportato 9 mesi di ulteriore ritardo, perché un fondo che doveva essere ripartito per il 21, perché è 21-27, siamo a metà del 23 e ancora, non è ripartito. Vabbè. Io attendo, come la manna dal cielo, quei fondi lì per intervenire. Il fondo sviluppo sulla coesione ci venga distribuito e una quota importante di quel fondo verrà investito sulla difesa dall'erosione. Il polo turistico, quello che diceva il presidente Angelo, la valorizzazione dei prodotti. Su questo non mi è chiaro quale sia, diciamo, la proposta nel concreto del presidente della provincia. Voglio ricordare che però nella ripartizione di questi fondi, sia per il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo del SISMA, più gli altri fondi, il fondo complementare, sono previsti anche fondi importanti che vedono l'Università di Teramo protagonista insieme allo zoo profilattico di progetti importanti di insediamento di istituti di ricerca legati in particolare all'agricoltura di qualità, alla nutrizione, ai prodotti enogastronomici, che quindi in qualche modo sono fortemente legati si inserirebbe in quel turismo discorso. L'enogastronomia è uno dei motori trainanti del turismo, soprattutto in zone come l'Abruzzo, quindi su questo va bene. Stiamo assolutamente lavorando. Andiamo alla seconda sollecitazione, sì. Vero? Andiamo al sindaco di Teramo, il primo cittadino, Gian Guido D'Alberto, anche lui è abbastanza veloce nelle richieste, lo ascoltiamo. Sentiamo. Sindaco, 3 domande e o istanze al presidente Marsilio. Sì, la prima domanda al presidente Marsilio non può che essere quella relativa al recupero e al ripristino delle risorse per il recupero dell'ex ospedale psichiatrico, un intervento fondamentale per la nostra città che costituisce un'occasione di rilancio straordinario per Teramo città universitaria, quindi chiediamo l'immediata ricollocazione delle risorse che consenta di vedere uno dei cantieri più importanti anche dal punto di vista finanziario di Teramo città capoluogo. La seconda questione è una questione relativa ad una problematica che in realtà si trascina da tempo, ma sulla quale si sta discutendo in questi giorni e oggetto anche di confronto con il Presidente e con il Sottosegretario, la questione dei chilometri del trasporto pubblico locale. Teramo, come Chieti, ma più di Chieti e più di ogni altra città capoluogo, continua ad essere fortemente penalizzata in termini di chilometraggio, di contributo al chilometraggio che penalizza i nostri cittadini da troppo tempo. Abbiamo più volte formulato la richiesta del ripristino di risorse, di chilometri aggiuntivi che consentano appunto di dare una risposta a tutto il territorio. Ho già chiesto al Presidente di intervenire direttamente, confido assolutamente in una sua azione concreta che riporti equilibrio all'interno del territorio regionale, perché i nostri cittadini, per quanto riguarda la circolazione sul TPL, sono fortemente penalizzati e non possiamo tollerare questo Abruzzo a due velocità. La terza questione è più di carattere generale. Teramo deve recuperare anche e soprattutto nella interlocuzione con l'istituzione regionale una centralità come città capoluogo di riferimento dell'intero territorio provinciale. Non può essere penalizzata rispetto anche al dibattito che si sta sviluppando in regione, penso alla questione relativa alla Grande Pescara o all'Aquila capoluogo di regione. È fondamentale che ci sia una centralità sulle vocazioni di Teramo città capoluogo e sul sostegno e sul contributo che deve essere dato ad una città che ha intercettato, anche grazie al lavoro congiunto di questi anni per la ricostruzione, una mole di risorse importanti, una programmazione straordinaria, ma è fondamentale assolutamente che ci sia questo ruolo che restituisca nell'interlocuzione con la regione e nel disegno regionale del futuro dell'Abruzzo appunto una centralità di Teramo città capoluogo all'interno della provincia e nel contesto regionale, pensando in particolare a quelle che sono le sue vocazioni fondamentali come quella scientifica, universitaria, la vocazione culturale e non gastronomica. Bene, chiare anche le richieste del sindaco D'Alberto, adesso sì, chiediamo al presidente della regione dall'ex anche manicomio. Velocità, l'ospedale psichiatrico, i fondi per l'ex manicomio.
voglio chiarire con l'occasione per l'ennesima volta che noi non abbiamo sottratto un bel niente. Quei fondi li avremmo persi perché purtroppo il livello di progettazione di quell'intervento che abbiamo trovato quando è iniziato il nostro governo era talmente arretrato, talmente fermo, talmente lontano dal conseguire le cosiddette obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine stabilito. Noi avremmo restituito allo Stato quei soldi. C'è stato il Covid, lo Stato ci ha dato, il governo, la possibilità di utilizzare quei fondi per sostenere le imprese e le famiglie abruzzesi, utilizzando fondi che altrimenti avremmo perso e restituito. Quindi è stata l'occasione intanto per spenderli bene, perché abbiamo sostenuto le famiglie in un periodo di lockdown, le imprese quando erano ferme non potevano produrre, però torneranno via. E torneranno perché abbiamo mantenuto i fondi della progettazione. Mi risulta che la progettazione sia ormai prossima alla validazione e quindi alla possibilità di avere una progettazione esecutiva o comunque una progettazione che possa andare in gara. E quando andrà in gara, quando questo avverrà, e io credo che avverrà tra poco, noi metteremo le risorse. Segnalo però che il governo, il ministro Provenzano del partito del sindaco D'Alberto, quando fece questo accordo che io ho siglato promettendo che i soldi sarebbero tornati, in realtà non ha indicato quali fossero le coperture, e quindi oggi siamo a due governi successivi che poi si sono rimbalzati e si rimbalzano magari la responsabilità di andare a individuare le fonti di finanziamento. Ma oggi i tempi da chi dipendono? Su questo chiaramente la discussione è aperta, però ribadisco che noi abbiamo salvato semmai un'opera che se no sarebbe naufragata di fronte all'inconsistenza di chi ci ha preceduto e non aveva fatto uno straccio di progetto. Adesso la progettazione è arrivata a definizione e, come si dimostra con i tempi, oltre i tempi massimi che sarebbero stati all'epoca concessi per farlo. Però quindi abbiamo salvato, si recupereranno, questo intervento. Quindi. Allora, il trasporto pubblico locale. Sul trasporto pubblico la determinazione del corrispettivo è frutto di un algoritmo molto complicato. Pensate che quando si fanno contenziosi i tribunali, l'ultimo che abbiamo vissuto di fronte a un tribunale, questo tribunale per stabilire alla fine chi avesse torto o ragione ha fatto 12 perizie con 12 risultati diversi. Quindi stabilire chi ha ragione è sempre un po' problematico. Però al di là di questo c'è un algoritmo, c'è un tecnicismo. Ma si può andare incontro a questa richiesta del sindaco, secondo lei? I nostri uffici stanno facendo tutti gli approfondimenti e le verifiche del caso. Bisogna vedere se il sindaco ha ragione o no, perché lui lamenta una disparità di trattamento. Dobbiamo verificare e siamo impegnati a fare questa verifica anche in contraddittorio. È il sindaco stesso a raccontare che non è Marsiglio ad aver penalizzato, ma è da molti anni, molto tempo, che questa condizione si riproduce. E insomma noi dobbiamo però fare un passo di lato la politica rispetto però all'amministrazione tecnica, perché se gli ingegneri e i tecnici che stabiliscono i corrispettivi lo fanno sulla base di tabelle ministeriali di corrispettivi stabiliti e sanciti attraverso una serie di parametri che sono oggettivi, poi non è che si può dare di più a Teramo in maniera sicuramente non di meno. Ripeto, il nostro sottosegretario D'Annunzio si sta all'opera con gli uffici e insieme in contraddittorio con il comune per verificare se questa lamentela è giustificata o meno, e lo verificheremo. Va bene. La terza era la centralità di Teramo, che Teramo si sente un po' Cenerentola ovviamente, e così sentiamo anche il suo parere sulla nuova Pescara. Ma io non capisco perché questo ovviamente, questo senso, io non credo che faccia bene a una città essere rappresentata in questa maniera. Io uno dei primi atti che ha fatto la mia giunta è stata quella di aver ottenuto dal governo nazionale i fondi e l'attenzione necessaria con la nomina del commissario Gisonni per l'acquifero del Gran Sasso. Stiamo parlando dell'acqua che beve tutta Teramo e provincia, quindi non mi pare di aver trascurato la provincia di Teramo. Anzi, il primissimo atto è stato quello di aver rimesso in piedi un ufficio speciale della ricostruzione che serviva ed è servito. Penso che l'opera con del Rivera, dottor Vincenzo Rivera, e di tutto l'ufficio speciale, grazie anche alle battaglie che io ho condotto a livello nazionale. Quindi lei ha fatto già qualcosa per Teramo. Abbiamo dato l'attenzione che Teramo merita, come qualunque altra città,
Credo che non faccia bene alla città di Teramo autorappresentarsi come Cenerentola o come dimenticata. Che l'Aquila sia capoluogo di regione, insomma, è una cosa che succede. La Nuova Pescara come l'accoglie lei? Secoli. Presidente? Non è... La Nuova Pescara come l'accoglie, visto che ne ha parlato en passant d'Alberto? È un progetto che mi precede la mia amministrazione, che si era messa in campo attraverso una legge regionale adottata dopo un referendum, sì, che non ha funzionato per niente. Ieri il Consiglio regionale ha approvato, una nuova legge, sì, che modifica quel percorso, lo allunga nella tempistica, perché di fatto in questi anni, anche causa pandemia, Covid, eccetera, occasioni per mettere insieme i tre consigli comunali e farli deliberare e farli decidere ce n'è stata poca, quindi io da questo punto di vista mi rimetto alle decisioni che non è un gran tifoso il Consiglio regionale. Lei. Io penso che sia un'importante operazione di crescita, e fatto bene e correttamente questo percorso porta beneficio non solo ai tre comuni ma a tutto il territorio. Poi se mi chiedete a livello così di pura accademia, sì, quale sarebbe stata una strada magari migliore, diversa, non lo so, probabilmente se si fosse imboccata la strada quando si è fatta la legge sulle aree metropolitane, di disegnare un'area metropolitana che magari non comprendesse soltanto quei tre comuni, ma un territorio fino a anche un po' più ampio, sì, magari con il coraggio di coinvolgere anche Chieti, perché poi alla fine l'area metropolitana, cioè una volta se ne parlava, Pescara, San Giovanni di Atino, Chieti, cioè non si conosce il confine, di fatto oggi è un'unica grande metropoli che se cominciasse a ragionare con la testa di una grande metropoli forse, diciamo, farebbe un salto di qualità, però almeno partendo da Pescara e i comuni che appartengono alla sua provincia, magari costituire un'area metropolitana che salvava l'autonomia dei comuni ma conferiva le funzioni strutturanti, quelle strategiche di area vasta al nuovo organismo con i poteri, sì, che le è riconosciuti dalla legge per le aree metropolitane, forse avrebbe concluso questo percorso più velocemente. Resta il fatto che i cittadini hanno scelto, sì, e quindi il popolo è sovrano. Nascerà un nuovo comune di fatto. E va rispettato, sì, questo nuovo comune, diciamo, oggi abbiamo una legge che permette a questo nuovo comune di nascere per davvero. Allora, adesso andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità, sì, e dopo e poi andiamo alle altre sollecitazioni. Sì. La linea Francesco Di Carlo in regia e poi torniamo insieme. Bene, rientriamo, andiamo subito a sentire gli altri, le altre sollecitazioni. Questa altre volta due, il rettore, altre vero? Due, le ultime due, sì, abbiamo Dino Mastrocola, il rettore dell'Università di Teramo. Sentiamo. Magnifico, quali sono le sue tre richieste al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio? Ma io vorrei iniziare prima di tutto con un ringraziamento per la collaborazione fattiva e l'attenzione della Regione verso l'Università di Teramo. Detto questo, volevo ricordare che noi abbiamo avuto dei finanziamenti masterplan molto importanti che ci hanno portato a iniziare l'iter per la Cittadella della Cultura e per l'Agro Bioserve. Ovviamente i fondi che ci sono stati assegnati non sono sufficienti per completare queste strutture, quindi una richiesta alla Regione è trovare altri fondi per dare alla città di Teramo due strutture fondamentali come la Cittadella della Cultura e il centro di servizi Agro Bioserve. La seconda richiesta è legata al nostro ospedale veterinario. La Regione Abruzzo potrebbe essere la prima regione in Italia e una delle prime in Europa a inserire l'ospedale veterinario nel sistema sanitario nazionale, creando veramente un unicum e applicando finalmente quello che diciamo da anni, cioè la One Health, no? Quindi un'unica salute per il pianeta, per l'animale e per l'uomo. Quindi chiedo al Presidente di darci una mano
anche con, a livello centrale, per realizzare questa opportunità di fatto unica. La terza è legata ai servizi ai nostri studenti, soprattutto legati al diritto allo studio, quindi le borse di studio per tutti gli aventi diritto e l'attribuzione il prima possibile delle borse di studio. E poi, per quanto riguarda sempre il diritto allo studio, un'attenzione per le persone diversamente abili. Noi quest'anno abbiamo fatto partire una sperimentazione che porta all'iscrizione di 8 persone disabili non in possesso del diploma delle scuole superiori, ma che si possono iscrivere all'università per conseguire un attestato di frequenza. Ecco, un'attenzione come sostegno per un tutor didattico e anche per un assistente personale per queste persone. Bene, bene, abbiamo ascoltato il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. La prima, dunque, si sposa un po' con quella del recupero dell'ospedale psichiatrico, la cittadella della cultura e l'Agri Bioservi, i fondi, vero? Sì, ne avevamo già parlato, intanto ricambio... Sì, c'era anche un ringraziamento, quindi quello è sicuramente... La collaborazione istituzionale con l'Università, con l'Ateneo di Teramo, è assolutamente di altissimo livello e molto, è di reciproca soddisfazione. Questo a dimostrazione che Teramo è nel nostro cuore ed è centrale nelle politiche regionali. Sui due progetti importanti che avevo già accennato prima, l'Agribioserve e la Cittadella della Cultura, dico al magnifico rettore, andiamo avanti, apriamo i cantieri, cominciamo... Sì. A mettere in campo le risorse che abbiamo già stanziato, le progettazioni che sono pronte, e vedrà che non mancherà poi la capacità di portare a termine il risultato. Faccio un esempio, vi anticipo, vi do una piccola chicca di anticipazione. Oh, finalmente. Il buon esempio è quello dello zoo profilattico, che voi sapete ha aperto i lavori per il primo lotto della nuova sede. Una volta aperti i lavori abbiamo chiesto al Ministero, ormai 2 anni fa, il finanziamento integrale della sede, il secondo lotto, e io vi posso anticipare che fra pochi giorni dovremmo avere la buona notizia che arriveranno quasi 60 milioni per chiudere la realizzazione dell'intera sede dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, quindi va esattamente nella logica One Health, salute a tutto tondo che riguarda uomini e animali, anche perché l'esperienza del Covid ci ha insegnato che questa possibilità di passare da una specie all'altra l'ospedale esiste. Poi del veterinario è la richiesta dell'ospedale veterinario, l'approfondiremo, mi sembra interessante, non so se sia percorribile a norma di legge, di regolamento e così via, ma insomma invito il magnifico rettore a formalizzare un progetto, parleremo insieme all'assessore Veria, al direttore Damario, verificheremo la percorribilità di questa strada. Tra l'altro c'è un servizio di pronto soccorso H24. Sì, questo lo sappiamo, quindi sì, assolutamente. Anche riceve si può seguire quella, Se percorribile, la ritengo la regione assolutamente ci sarà. Interessante. E poi le borse di studio, anche ma io rivendico la frequenza sulle borse di studio. Guardi, io rivendico sulle borse di studio il lavoro che abbiamo fatto. Questa è la prima amministrazione regionale che ha garantito tutti gli anni l'integrale copertura della borsa di studio per tutti gli aventi diritto. Poi qualcuno che è il perfezionista e il polemista di professione reclama che sono arrivate con 3 mesi di ritardo. Sì, è il ritardo quello che si lamenta sostanzialmente. Intanto arrivano, prima non arrivavano. Arrivano in ritardo. Prima non arrivavano a tutti. Ora nel 2023 l'abbiamo messi a bilancio all'inizio dell'anno. Quindi la copertura e il pagamento quest'anno sarà molto più puntuale, oltre che garantita la copertura. Per tutti ci sarà anche maggiore puntualità, però questo insomma è un punto d'onore che rivendico, perché per noi il diritto allo studio è assolutamente fondamentale e, ripeto, prima di noi non veniva garantito a tutti gli aventi diritto la possibilità di avere la borsa di studio. Va bene. Andiamo alle ultime sollecitazioni, non le ultime. Come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato con la ASL e finiamo le nostre clip con il manager dell'ASL, Maurizio Di Giosia. Sentiamo. Quali sono le 3 domande che il manager dell'ASL di Teramo vorrebbe rivolgere al presidente della regione Marco Marsilio?
diversi aspetti sono le interlocuzioni che noi vorremmo avere col Presidente. Uno, fra qualche giorno ricade il terzo anniversario del lockdown. La Regione e l'ASL siamo stati fianco a fianco in linea nella gestione dell'emergenza, quindi l'esperienza della pandemia quale apporto darà alla sanità regionale? Dopo, un altro punto di interesse è che qualche giorno fa abbiamo inaugurato il punto di erogazione sanitario lì a Castel Castagna, quindi la giunta regionale ha parlato sempre di una sanità più vicina, più prossima ai cittadini. Quali saranno appunto i prossimi passi che la regione pensa di mettere in atto su questo aspetto? E la seconda domanda. Dopo il terzo, sempre in tema di sanità vicino al cittadino, ma anche in tema di innovazione, c'è la digitalizzazione. Penso a servizi importanti come la telemedicina, solo per fare un esempio. Come la regione intende superare il gap ricevuto in eredità su questo aspetto? Bene, bene, per la brevità soprattutto il direttore di Giosia. Allora, che in realtà già conosce le risposte perché è un protagonista attivo della sanità sì, e dei progetti che la regione anche ha messo in campo. Tra l'altro anche contentissimo, l'abbiamo qui c'è saluta la sintonia, cioè un tifoso giorno, del presidente Marsilio, sì, per la vicinanza appunto. No, ricordiamo che l'ha nominato Marsilio come direttore generale. Certo, certo. Che venisse una domanda scomoda da Giosia, insomma era un po' difficile. Però diamo le risposte e soprattutto a noi. Presidente, ecco, il lockdown come si può riverberare? Che cosa ci ha insegnato? Questo ci ha lasciato un'eredità pesante, perché è chiaro che 2 anni di pandemia hanno provocato una drammatica blocco delle attività ordinarie, della prevenzione, di una parte importante della prevenzione, degli screening, quindi delle liste d'attesa che sono peggiorate. Lo Stato ha, attraverso il PNRR, stanziato dei fondi. Io reclamai, lo voglio ricordare a onor del vero, perché poi diciamo, per certe cose bisogna sottolinearle, che su 200 miliardi circa di PNRR solo una piccola parte sono stati rivolti alla sanità, quando forse bisognava dare la priorità alla sanità, visto che si trattava di reagire a una pandemia e magari di costruire una sanità più forte. Sì, sì. Comunque i 200 milioni circa che lo Stato destina con la missione 6 all'Abruzzo sono stati distribuiti, ci sono state approvate dal Ministero sia il piano territoriale, la rete territoriale, che è appunto l'accordo di programma sulla distribuzione di questi fondi. Abbiamo siglato al Ministero questa ripartizione dei fondi, quindi cominceremo a costruire case di comunità, ospedali di comunità. Le case di comunità sono più o meno quelle strutture simili al punto di erogazione di Castel Castagna, che ha ricordato di Giosia, un po' più strutturati, un po' più ampi, all'interno dei quali da progetto ci devono stare medici e infermieri tutto il giorno, tutti i giorni, H24. Sono dei piccoli ospedali, diciamo così. Sono degli ambulatori ben attrezzati, con il personale medico che è capace quindi di fare un intervento un pronto intervento in situazioni non drammatiche, perché è chiaro che una situazione drammatica, grave, deve andare al pronto soccorso, ma oggi al pronto soccorso 90 su 100 sono persone che non hanno bisogno del pronto soccorso, poi lo intasano, poi tutti protestano perché ci stanno 8 ore, 10 ore, 12 ore, 6 ore e così via, perché è chiaro che devono passare avanti le urgenze di chi ha un infarto in corso, di chi ha avuto un incidente con la macchina ed è tutto rotto e deve essere intubato, operato d'urgenza e così via. Tutti gli altri dovranno andare, quando avremo finito questo piano entro il 26, nelle case di comunità, dove troveranno magari l'infermiere o il medico che è capace di fare due punti. Quella struttura, se tra l'altro, coltello, sarebbe stata molto importante. Il pane, può dare un po' di cortisone se c'è un attacco allergico. Ma è importante soprattutto nelle nostre aree interne. Che ti controlla la pressione se hai un malore, ti senti un attimo così. Tanto importante anche perché uno dei territori, Castel Castagna, sono uno dei territori più colpiti, diciamo, dal Covid inizialmente. Sì, sì, insieme alla Valfino poi. Sì, sarebbe stato un punto importante. Sì, la Valfino ancora di più. Abbiamo dovuto programmare la zona anche rossa. Anche lì al pronto soccorso oggi aspetti magari per una ferita dove ci vogliono solo 2-3 punti su tutto.
dura, aspetti magari 7, 8, 10 ore. E si può fare magari in queste. E invece lì hai e pronto soccorso. E quando andranno soccorso? Al regime, grosso modo, Presidente? Queste, trattandosi di fondi del PNRR, c'è cioè la scadenza al 31 dicembre 2026, bisogna 26. Aver realizzato, collaudato. Giusto? Rendicontato tutti questi interventi, quindi stanno per partire, ormai le progettazioni sono in corso, i primi appalti sono in corso, compresa la digitalizzazione. Ecco, sì, che era la terza sollecitazione. Un componente di questo piano è quello appunto di fare una digitalizzazione importante della sanità in un territorio che io voglio ricordare, quando vinsi le elezioni 4 anni fa trovai una situazione in alcuni casi di analfabetismo digitale, cioè in alcune aree non funzionava nemmeno la tessera sanitaria, non era collegata, non c'erano, insomma, una situazione che prima o poi racconteremo con dovizia di particolari, perché poi qualcuno continua a fare il professore a dirci come bisogna fare la sanità in Abruzzo, e va bene, insomma, fa parte, diciamo, delle regole del gioco. E noi, sempre rispettando queste regole del gioco, faremo un rendiconto di quello che è avvenuto, di che cosa abbiamo trovato e del punto in cui stiamo portando la sanità abruzzese con il lavoro di questi anni. Allora, prima di andare alle elezioni comunali, perché qualcosa dobbiamo dire delle elezioni comunali, soprattutto sulle elezioni comunali teramane, perché il centrodestra... Anche se c'è ancora un nodo che non si riesce a sciogliere. Non ha scelto ancora il candidato, adesso ce lo facciamo dire... Non da un esponente autorevole del centrodestra, forse di più. Appunto. Magari deciderà lo stesso nodo... presidente Marsiglio, non lo sappiamo, ma tra un po' ne parliamo. No, non sono io che decido. però, insomma. Sono rispettoso del ruolo dei partiti, una osservazione sui altri che candidati finora, insomma. I candidati, un giudizio sui candidati che già ci sono. Un'osservazione su quelli. Adesso ci sono su quelli che hanno già proposto la loro candidatura, vabbè, il sindaco uscente, cioè Maria Cristina Marroni per Italia Viva, l'avvocato Carlo Antonetti, che è stato proposto da una cordata di cittadini, adesso è stato appoggiato da Azione. Sembrava che quasi il centrodestra potesse convergere su Carlo Antonetti. Intanto che giudizio dà? Era una possibilità. Era, quindi è tramontata. Non lo so, diciamo, nel campo delle possibilità c'è anche questa, è una discussione che i partiti stanno svolgendo, portando avanti. Oggi pure lei ha incontrato qualcuno, vero? No, io oggi in questo giro teramano, no? Sono stato io, ho incontrato tutti. Lo volevo dire io, ho incontrato tutti, non qualcuno, però. I possibili candidati e altri ne continuerò a incontrare prima di chiudere la giornata. No, ho incontrato tutti, tra i possibili candidati le sa tutti. Che c'è il mio assessore quaresimale, era insieme a me. Sì. A Sant'Egidio alla Vibrata. È in pole position ancora l'assessore quaresimale? Ma se si è in pole position o no, questo diciamo così, sono battute giornalistiche, è sicuramente una candidatura autorevole, forte, sì. Come le altre, insomma, ce ne sono altre in campo, credo. Si che parla anche di Paolo Tancredi. Assolutamente autorevole, altrettanto autorevole di quella di Pietro Quaresimale. Credo che i partiti stiano giustamente facendo gli approfondimenti del caso, anche la verifica delle disponibilità personali e della opportunità, diciamo, della capacità magari di un candidato di avere maggiori o minori consensi in termini Presidente, di aggregazione. A lei non piaceva. E a breve scioglieranno questo nodo e ci siamo oggi, domani, stasera. Ma io lo speravo anche ieri. Se era ieri io era magari meglio. Prima della trasmissione, se così era, ho un po' più meglio. Completo sì, almeno per carità, però se fosse stato mezz'ora fa l'avremmo stasera. Detto doveva essere lunedì, quindi Paolo Gatti non è andato a buon fine, pare gli ultimi rumors che appoggerebbe Antonetti con la sua lista. Ma io, perché non è andato dai rumors, lei non piaceva? No, chiedetelo a Paolo, io sono amico di Paolo Gatti e mi pare che anche il partito di cui faccio parte avesse dato piena disponibilità a una sua penso sia più questione di volontà in questo caso personale. Fratelli d'Italia aveva volontà. Dato pieno appoggio? C'era qualche resistenza? Beh, cronaca, mi pare che ci sia stato riunioni. Volontà personale come quella di Tancredi, del resto, un dato di fatto, l'ho anche dichiarato. Cioè Tancredi si tirerebbe indietro, sì, quindi sì, sarebbe rimasto non solo è l'assessore Quaresimale, forse. Forse rimarrebbe solo l'assessore Quaresimale, se... Non è che se mi ripete le domande cioè, in maniera inversa devi rispondere in una maniera diversa. Non cambiano le risposte. E neanche la posso prendere per stanchezza, vabbè, è così. Allora. Nel frattempo, oggi
fatto tanti giri, possiamo sì. intanto annunciare, prima di parlare della ricostruzione, io volevo fare una piccola parentesi, perché ho conosciuto in questi giorni delle persone vessate anche psicologicamente, diciamo, da quella situazione della percezione del CAS, perché il CAS, appunto, essendo gestito dalla Protezione Civile, sistematicamente ogni due mesi arriva alle casse comunali, faccio l'esempio di Teramo, arriva con tanto ritardo, si parla di oltre tre mesi e qualche giorno, e ogni due mesi barra tre per il comune, per riprendere i soldi che anticipa, appunto, le casse, che anticipano le casse comunali, praticamente questo contributo arriva ogni due mesi, appunto, cinque giorni, dal 5 al 10 al 20, ecco, sempre più in ritardo. Bene, l'osservazione scontata, diciamo, che sei anni di CAS, sono oltre quasi 40 milioni, diciamo, che si poteva costruire una città intera. Ma la domanda è questa: questo ritardo, chi ha scelto questo modello di ricostruzione per una ragione ideologica? Ecco, questo è un altro punto, però giustamente non lo posso affrontare con lei, perché non c'era lei, e quindi io non lo posso affrontare con lei. Però una cosa si potrebbe eventualmente abbreviare questo tempo per la percezione del CAS da parte, appunto, delle casse comunali e dai cittadini che ancora lo percepiscono, che poi sono quelli, sono rimasti quelli, insomma, che abitano attesa, nelle case popolari. Adesso non ho elementi precisi di risposta, perché avrei dovuto consultare gli uffici su questo tema. Ma io volevo per dare maggiori dettagli. Però il tema dei tempi di pagamento è analogo a quello che si è verificato sulla vicenda dell'ospitalità dei profughi ucraini per gli alberghi. Cioè, noi paghiamo quando riceviamo i soldi, e noi non siamo la banca. E non è la regione che, diciamo, eroga con propri fondi queste provvidenze. Noi riceviamo, siamo, diciamo, l'ente che gestisce attraverso la Protezione Civile l'erogazione del contributo, lo eroga quando il contributo arriva dallo Stato, o magari quando viene correttamente rendicontato dagli enti che magari devono presentare le rendicontazioni. Questo, diciamo, stabilisce i tempi. Poi, se ci sono casi particolari da approfondire e da vedere, disponibili, se c'è qualche meccanismo, magari da ecco un meccanismo burocratico che farlo, secondo me dovrebbe essere un po' abbiamo accelerato. Sempre fatto, però questa, diciamo, è la natura. Poi dopodiché il nostro impegno è riportare la gente il prima possibile dentro le case. Questa sì. mattina io ero al Senato per far passare un emendamento, fare gli ultimi passaggi anche con i ministri e con le strutture tecniche devono esprimere i pareri, e con i nostri senatori che erano in aula, ai quali ho raccomandato di essere, diciamo, su questo intransigenti, e li ringrazio perché lo hanno fatto, perché su un emendamento in particolare è arrivato, per una questione di mancato coordinamento tra ministeri, era persino arrivato un parere negativo. Però, a differenza della legislatura precedente, in cui i deputati e i senatori abruzzesi di maggioranza poi se ne andavano con la coda tra le gambe, stavano zitti e votavano contro gli emendamenti utili al territorio, perché lo diceva il governo, presumevano lo dicesse il governo, poi magari era un oscuro funzionario che aveva espresso un parere senza neanche una particolare consultazione politica. In questo caso, anche a fronte, appunto, di un incidente simile, i nostri senatori hanno preso la parola, hanno spiegato all'Aula quali fossero le esigenze del territorio e hanno fatto votare l'Aula a favore di un emendamento. Parlo in particolare di quello che estende anche alle lettere B dei comuni fuori cratere la possibilità di superare le lievi difformità edilizie, che è un argomento sul quale per 4 anni noi abbiamo tenuto bloccati interi centri storici. Io andai a discuterne personalmente col ministro della cultura pro tempore all'epoca, Franceschini, che a un certo punto mi fece la domanda, dice: ma è colpa nostra se non si è fatto sì? Perché se i tuoi uffici continuano a dire che non si può autorizzare la ricostruzione nelle case che hanno lievi difformità edilizie, è un cane che si morde la coda, non parte la ricostruzione, stanno fermi interi aggregati. E noi gli portai le immagini, in particolare di Penna Sant'Andrea. Oggi ho sentito il sindaco, che ho ringraziato, diciamo, per aver prestato queste immagini ed essersi fatto promotore anche nei miei confronti di questa pressione dal basso per risolvere questo problema. Possiamo annunciare oggi che con il voto del Senato
grazie ai nostri senatori, l'Iris, Sigismondi e tutto il resto della squadra che è in Senato a rappresentarci, abbiamo portato a casa un risultato molto importante, ma questo è solo un pezzo di ciò che abbiamo fatto con il decreto legge sulla ricostruzione che si sta convertendo in queste ore. Abbiamo ottenuto risposte e soddisfazione sulle richieste che facevamo ormai da 4, 5, 6 anni, che racconteremo nel dettaglio nelle prossime ore, ma io posso anticiparvi che in meno di 4 mesi di attività del nuovo governo, del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra, abbiamo portato a casa risultati che nell'intera legislatura precedente ci erano stati respinti, e questo fa la differenza nettamente a dimostrare chi è che ha sensibilità su certe materie, chi è che ascolta davvero i territori, qual è il rapporto che oggi abbiamo col governo nazionale. Quindi veniamo ascoltati, ci rispettano, fanno le cose che servono e nei limiti del possibile cercano di uniformare la normativa alle esigenze del territorio, in particolare sulla ricostruzione. È davvero scandaloso che a 6 anni di distanza, 6-7 anni dal sisma, sì, stiamo ancora a dover chiedere di modificare norme che impediscono di risolvere alcuni problemi. Però questa è superata, quindi. Oggi abbiamo ottenuto giustizia su una questione molto importante, perché poi magari molte delle persone che oggi stanno in contributo di autonoma sistemazione sono persone che con una piccolo intervento edilizio rimettono a posto le loro case, se ne tornano a casa e loro, come ha detto la signora, sì, la maggior parte sono però inquilini milioni, delle palazzine anche Ater, poi ci sono anche il cronoprogramma, quello sono 31 palazzine, solo 2 palazzine sono state cantierate, anche quello, qual è il cronoprogramma delle case Ater? Perché la maggior parte, la presidente Ceci, come sapete, ha fatto un enorme lavoro, anche assumendo decisioni coraggiose su una serie di edifici che era antieconomico intervenire, ristrutturare, perché si è deciso per la demolizione e ricostruzione. Sì. Oggi praticamente quasi tutti questi edifici hanno ormai conseguito le progettazioni e sono pronti per andare, alcuni sono già andati a gara, alcuni cantieri sono aperti, altri verranno aperti a breve, quindi credo che nel giro di un tempo ragionevole vedremo ormai tutti i cantieri aperti per ricostruire le case popolari di Teramo. Allora, visto che ci stiamo avviando verso la conclusione, io intanto non credo che siano solo 2 cantieri, perché solo a Valle Castellana e Castellino ho aperti io 2 o 3 di cantieri. O sono un solo paio, due li abbiamo inaugurati a Teramo. Due palazzine su 31, sì, già finite, 31 forse. Palazzine. Forse già sono finite. Non so se si già recuperate. No, cantierate. Ma solo a un unico contesto, ve lo ripeto, abbiamo aperto cantieri a Montorio, a Valle Castellana, al presidente ne risultano di più. Dico, al presidente ne risultano di più. Li ha visti. Voglio dire, siamo andati di persona a consegnare i lavori, ad aprire i cantieri. Però sono io parlo delle palazzine, delle 31 palazzine che hanno subito danni forse dal terremoto. Forse quelle che hanno subito danni dal terremoto. Sì, 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 dal terremoto. A Teramo, per quanto riguarda i percettori del CAS del comune di Teramo. Ho fatto il preambolo all'inizio dicendo che la maggior parte di quelli che oggi prendono il CAS sono i palazzi. Prima di chiudere, io mi assicurerei la problematica ricezione del nostro segnale e del segnale delle televisioni regionali. Prima ne stavamo parlando, trasmissione col presidente. Ci siamo permessi Marsilio, di inserire nella una sollecitazione del nostro editore. Sì, la sollecitazione del nostro editore, che sicuramente sarà appoggiata da tutti quanti gli altri editori delle emittenti regionali abruzzesi e molisane. La sentiamo allora? Sì, la sollecitazione di Filippo Di Antonio, il nostro editore. Vediamo. Al presidente Marsilio
Chiedo a nome, credo anche di tutte le altre emittenti televisive regionali, di intercedere per quanto riguarda il segnale. Come ben saprà, lo scorso anno c'è stato lo switch off e quindi tutte le TV abruzzesi sono passate praticamente a dei towers. E quindi ci sono delle zone veramente d'ombra, tipo la Val Vibrata e la Val Fino, dove il segnale non raggiunge nessun emittente. In alcune parti, tipo la Val Vibrata, praticamente vedono tutti i canali marchigiani. Quindi noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo avvisato il Ministero, abbiamo parlato con i towers, però ecco, il Presidente potrebbe naturalmente intercedere per noi e portare ancora di più questa problematica alla ribalta. Questa problematica, che tra l'altro ha generato anche una problematica economica, perché prima la rete costava molto molto di meno, oggi ci siamo dovuti uniformare a livello nazionale a questi colossi che hanno posto in essere un prezzo già definito, e quindi ci siamo dovuti adeguare a questo prezzo, che è molto, almeno 3 volte tanto quello che pagavamo prima. Quindi chiediamo anche allo stesso Presidente, che tramite la Regione, un contributo, così come fanno magari nelle regioni limitrofi tipo il Molise, di dare un contributo a questi emittenti televisivi, che tra l'altro veramente svolgono un lavoro importante per quanto riguarda la comunicazione abruzzese. Bene, chiare anche questa volta le richieste e la sollecitazione. Prego, Presidente. Sì, non abbiamo ancora adottato una legge, diciamo un quadro su questo, anche se nel frattempo abbiamo fatto altre, diciamo, forme di contributo attraverso il Corecom durante il Covid, anche se lì sono emerse, diciamo, delle situazioni particolari, perché poi si chiede il contributo per l'editoria, ma di editori che avessero giornalisti assunti non è che ne fossero emersi molti, quindi poi bisogna anche capirsi un po' su quali sarebbero i requisiti e su chi si può definire davvero emittente o testata con un regolamento anche giusto, insomma, che rispetti pure basta mettere dei paletti precisi dei lavoratori. Quanto al segnale eccetera, so che questo tavolo è coordinato al Mimit dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, che è abruzzese, con la quale abbiamo rapporti strettissimi, quindi la solleciterò, mi metterò in contatto anche con lei, anche per capire quali margini ci sono rispetto alle richieste che fanno gli editori, e rappresenterò comunque intanto questa difficoltà di segnale, che deve essere assolutamente risolta sotto il profilo tecnico, perché che nel terzo millennio ci siano ancora luoghi dove non si vede la televisione è una cosa un po', beh, diciamo, davvero poco sostenibile. Allora, prima di chiudere, mi veniva in mente una cosa, una curiosità. Mentre il Presidente parlava ovviamente del governo Meloni, eccetera, eccetera, il Presidente era senatore quando Fratelli d'Italia era al 6%? Sì, anche qualcosa di meno. Anche qualcosa di meno. Alle politiche il 4,5. Allora, mi sai che mi si ricordavo un 4. Mi è venuto in mente, no, ma chi me l'ha fatto fare a candidare nella Regione Abruzzo? Quello che diceva mio padre. Adesso oggi sarei ministro del governo Meloni. Ma io sto bene. Ci ha pensato mai? Sta bene così, ha detto. Io sto bene qui, sto bene così. Tant'è che si ricandida. Assolutamente. Che l'anno prossimo si vota alla Regione, è vero? Assolutamente sì. Mi dicono che si parla di un Biondi candidato che spinge per una candidatura a suo posto alla Regione. Biondi è dello stesso partito. Lasci perdere le pettegolezze. Stamattina stavo insieme a Biondi a lavorare con il senatore Castelli per il fondo. Quindi lavoriamo gomito a gomito. Sono non attacca, non ci provate nemmeno. Tanto, a giocare intanto tra me e Biondi, guarda, inventatevi la qualunque, ma il giochetto tra me e Biondi proprio. Bene. Però quindi non ci ha pensato. Una fesseria che... Ma magari lo diceva e ci ha ripensato. Ah, lo diceva prima, adesso ci sento. Magari lo diceva e ci ha ripensato, però. Però sarebbe potuto essere ministro, è vero? Vabbè, è andata così. Va bene così, ma io sto bene così, sono felice così. Poi anche una scelta... Senta, prima di salutarci... Non penso di contare meno di un ministro facendo il presidente di regione. Ah certo. Cosa vuole portare davvero a termine, se dovesse essere lei riconfermato presidente della regione? Cos'è che vuole davvero... Beh, il tema delle infrastrutture strategiche, quello è il punto determinante. Le ferrovie. Teramo, ferrovie, aeroporto, porti... È fuori. Teramo dal sistema ferroviario, quello serio, è fuori. Perché non c'è la ferrovia a Teramo. C'è, no, ma nei nuovi progetti siamo legati a...
Naturalmente bisogna siamo lavorare. Siamo fuori dall'asse in questo momento. Ma naturalmente, cioè, questa è una polemica, permettetemi, un po' stupida. Bisogna intanto permettere all'Abruzzo di avere un asse ferroviario e si parte dalla ossatura di quello che c'è. La Roma-Pescara è l'asse ferroviario che costituisce la colonna vertebrale dei collegamenti ferroviari. Se non funziona quello, inutile fare il trenino che ciuffa, ciuffa, che va dove? Per fare che? Per metterci 8 ore per arrivare a Roma? Quindi o si fa un asse ferroviario che funziona e che comincia a permettere di accorciare le distanze e di avere davvero un'alta velocità anche. E dopodiché si completa il percorso con tutto il resto, se no stiamo parlando del nulla. Ora, chi pensa che non si debba fare la Roma-Pescara perché bisogna fare il treno che da Teramo congiunge l'Aquila, non si sa bene come, con un'altra canna del traforo passando sopra al passo delle Capannelle, cioè quali sarebbero i progetti che nessuno ha mai conosciuto, perché io ho chiesto anche, ma non esistono né da RFI, né, quindi curioso di vederli e pronto. Io poi amo il treno, ne farei, no la Teramo, ne farei altre due di linee ferroviarie, cioè, dove arriva il ferro, dove arriva la ferrovia, arriva la civiltà. Succedeva nel Far West, è successo esatto. In Italia, è sempre stato così. Per questo sono un grande sostenitore del treno e sono anche, diciamo, fieramente determinato a respingere alcune, diciamo, atteggiamenti di chi, no, per carità, il treno qua no, però tu perché no, non si può mai fare. È evidente che il treno si deve fare, fanno bene quelli che lo reclamano, anzi ci stiamo anche accontentando di poco, perché se dovessimo chiedere di avere lo stesso trattamento della Valpadana, noi dovremmo avere un treno che da Roma a Pescara ci mette un'ora, no due, che è il progetto sul quale stiamo lavorando. Intanto cerchiamo di... Quindi adesso in 2 ore ci sarà. Allora, adesso ci arriva in... No, adesso no, adesso no. Adesso no. Quindi, dico, con la cercheremo nuova... entro fine anno di far partire dei collegamenti più diretti, gestiti direttamente da noi, abbiamo già fatto le prove corsa, per scendere intanto sotto le 3 ore. Poi il lavoro che si sta poi facendo, il lavoro finito 2 ore. Il lavoro finito è 1:59 da Roma a Pescara, che magari con un treno che parte da Teramo e ci mette in linea diretta 30 minuti per arrivare a Pescara, in 2 ore e mezza stai a Roma col treno. Si può fare. Che comincia già a essere un collegamento, come dire, apprezzabile, quantomeno metti sullo stesso piano il tempo che ci metti con la gomma e con il treno. Quando uno comincia a considerare che col treno si viaggia comodi, vabbè, ti riposi, si lavora, ovviamente. Si riposa, si va al bagno quando hai bisogno, cammina anche con la neve, con la pioggia, non è pericoloso, non ti puoi addormentare e non vai a sbattere contro un palo perché c'è il macchinista che cammina sulla strada ferrata. Insomma, anche se noi riuscissimo anche solo a pareggiare i tempi di percorrenza tra la gomma e il ferro, non c'è dubbio che il ferro è molto più conveniente, è molto più utile e quindi fa cambiare anche la prospettiva e la qualità della vita e dei collegamenti. Poi se un giorno avessimo miliardi da spendere per fare anche un collegamento che da Teramo arriva all'Aquila, magari, però bisogna prima partire a fare quello che c'è e quello che è realisticamente, che è realisticamente e concretamente realizzabile, perché se no, se andiamo appresso ai sogni senza realizzare le cose concrete e realistiche e pragmatiche, facciamo solo propaganda. E mettersi in piazza a Teramo a dire vogliamo Teramo capitale dell'Europa, vogliamo Teramo con il treno, vogliamo l'aeroporto a Teramo, vogliamo pure il porto, facciamo un canale che arriva dritto a Giulianova e ci portiamo anche le navi, questo voglio dire, sono capaci tutti di dirlo, ma non credo che sia questa la politica che serve a Teramo. Bene, non si terrà fuori Teramo. Non si terrà fuori no. Terra. Va bene, noi siamo arrivati alla conclusione. La ringraziamo, Presidente Marsilio, grazie per la presenza. Speriamo di averla presto qui con noi. Grazie. Benissimo, grazie. E ai telespettatori ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.